Sarà effettuato oggi l'esame esterno sul corpo di Luca Canale, il 45enne residente ad Agropoli, ma originario di Nocera Inferiore, morto nella notte di domenica in un terribile incidente a pochi chilometri da casa, in località Licinella Capaccio Pestum. La salma si trova presso l'ospedale di Eboli ed è stato il magistrato a disporne il sequestro proprio per consentire l'esame autoptico da parte del medico legale. I due veicoli coinvolti nell'incidente, una Lancia Y ed uno scooter Piaggio Beverly, sono stati sequestrati su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per ricostruire la dinamica e per individuare eventuali responsabilità su quanto accaduto. Un dramma che ha scosso più comunità e sono tanti i messaggi di cordoglio degli amici di Luca, un terribile destino, quello del 45enne morto sulla strada di casa. Il tragico incidente si è verificato in via Licinella, a pochi metri dall'intersezione con via Cimabue. A scontrarsi la Lancia Y con alla guida un giovane di Altavilla Silentina e lo scooter Piaggio Beverly con a bordo Luca Canale. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli. Si cercano riscontri e si analizzano i rilievi effettuati sul posto. Si cerca anche di capire se vi siano immagini di telecamere di videosorveglianza anche private che possano restituire fotogrammi utili. L'auto, dopo l'impatto, sarebbe finita anche contro un palo della pubblica illuminazione. Luca Canale ha impattato violentemente contro il parabrezza, finendo sul marciapiede. Da quanto pare, proprio l'impatto col cemento gli sarebbe stato fatale. Il 45enne è morto sul colpo e a nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari giunti sul posto, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia della scomparsa di Luca ha fatto il giro della città di Nocera Inferiore in pochi minuti ieri, ed anche sui social sono tantissimi i messaggi di ricordo.